Questa sera il nostro ospite qui al campo di Monestirolo è Fabio Mastrocinco, allenatore della Copparese, la squadra che al momento è la regina dei dilettanti della nostra provincia, anche se ha qualche problema a livello societario, però chiudiamo la stagione 2009-2010 con un terzo posto in eccellenza e unica squadra rimasta in questa categoria. Mi sembra un risultato, hai detto tutto te, un risultato molto positivo, visto l'età della squadra e visto soprattutto il risultato degli altri, perché insomma vedere Argentana e Comacchio che retrocedono e sapere che siamo l'unica squadra della provincia che mantiene la categoria arrivando terzi, quindi un risultato, una piazza d'onore, soprattutto perché davanti Forlì e Cesenatico erano sicuramente due corazzate non alla portata della Copparese di quest'anno, però nonostante questo siamo arrivati terzi e siamo contenti. Si è parlato tanto della Copparese giovane, si parla tanto di Belluzzi anche sul mercato, Giuliolo e Lunati, però dovessi scommettere su qualcuno dei più giovani, dei ragazzi che facevi giocare quest'anno, ci sono due o tre che consiglieresti in attesa di trovare tu panchina in prima persona a qualche società di alto livello, ovviamente non ferrarese visto che non ne abbiamo? Ma noi abbiamo fatto esordire un 92, che ricordiamo che il fuoriquota era un 91 quest'anno, ha giocato 25 partite, è un difensore, è un ragazzo di Napoli che si è presentato all'inizio un po' titubante, ma sicuramente con l'andare delle partite ha preso sempre più coraggio e sicuramente è stato uno dei più positivi, ricordiamo che è un 92. Certo. Prossimo anno un futuro molto, molto difficile per tutte le società, anche per voi allenatori, cosa ti aspetti tu da quest'estate che è già avanzata eppure il calcio è ancora fermo? Mi aspetto le solite cose di ogni anno, di aspettare ancora, perché soprattutto qui nel Ferrarese c'è poco, perché ripetiamo, noi siamo l'eccellenza e sappiamo tutti insomma i problemi che ci sono a Copparo e quindi si tratterà di aver pazienza, di aspettare e di vedere casomai fuori provincia, perché a questo punto mi sembra difficile insomma che le società che si trovano in provincia a Ferrara riescano a organizzarsi così in breve tempo per poter decidere, perché insomma mi sembrano che si stiano trascinando parecchio in avanti i tempi, quindi bisogna avere pazienza e vedere un attimino prima di tutto cosa fanno le società, perché finché non decidono loro che cosa vogliono fare nel prossimo campionato non saremo certo noi allenatori che possiamo decidere qualcosa, quindi bisogna avere pazienza, aspettare, vedere un attimino cosa succede e dopo vedere un attimino qual è la soluzione migliore. Bene, ringraziamo Fabio Mastrocinco di esserci venuto a trovare, sperando ovviamente di vederlo nelle serate finali del torneo.